Ciao, benvenuti in questo mini allenamento con l'elastico per rafforzare la schiena e le spalle. Saranno 6 semplici movimenti che puoi eseguire immediatamente se hai una banda elastica morbida. Il primo è in ginocchio con i glutei staccati dai talloni, braccia parallele e inspirando sollevi le braccia, espirando ti pieghi da un lato e porti le braccia all'altezza delle spalle per poi tornare inspirando e andare dall'altro lato. Inspiri in centro, braccia V, gomiti distesi, espira, allarga le braccia, tira l'elastico dietro di te. In tutto ciò ricordati sempre di tenere le scapole basse e chiuse tra di loro come se stessi spremendo un limone. Attivi il centro, ti inclini, allarghi le braccia a 180 gradi ed inspirando torni. Espira, ti inclini, braccia aperte ed inspirando ritorni. Ora flettiti da un lato attivando i tuoi obliqui e inizia a fare delle pulsazioni col braccio che sta più in basso in modo tale da rafforzare ancora di più la parte alta della schiena. Anche qui il movimento deve partire dalle scapole, non dalla spalla o dal gomito. Il braccio è come una leva che si alza e si abbassa. Inspira in centro, espirando attiva il centro. Inspira, sguardo a terra e comincia anche qui le pulsazioni. Inspira, espira. Inspira, espira. Mantieni la schiena lunga e dritta. Ancora e ritorna in centro per poi rilassare le tue braccia. Riporta poi l'elastico all'altezza delle tue spalle piegandolo a metà. Inspira per prepararti e comincia a disegnare il segno dell'infinito con le tue braccia, un 8 in orizzontale. Segui il movimento con il tuo corpo come se stessi facendo una danza. Non pensare troppo a dove deve andare il tuo bacino, pensa semplicemente a muovere le braccia disegnando questo 8 in orizzontale, seguendo il movimento con il resto del corpo. Le spalle spingono dietro, mentre le punte delle dita spingono in direzione opposta, creando nuovi spazi anche sulle tue braccia e permettendoti di mantenere comunque il torace ben aperto. I principi del centro e del respiro sono sempre validi, mai dimenticarseli. Restiamo sempre in ginocchio riaprendo l'elastico, braccia distese davanti a noi. Espirando portiamo l'osso sacro in direzione dei nostri talloni e ruotiamo indietro le braccia allargando l'elastico. Inspirando ritorniamo con le braccia all'altezza delle spalle ed espirando allarghiamo le braccia a 180 gradi. Inspira per tornare, espira attiva il centro, inclina la schiena, glutei verso i talloni. Inspira, torna, espira, allarga le braccia, strizza le scapole tra di loro, cerca di non buttare fin fuori l'ombelico quando le tue braccia si allargano, espira, inclinati, inspira, sali, attiva i glutei, espira, allarga le braccia, inspira per tornare, espira, inclinati, glutei verso i talloni, inspira, torna, espira, allarga le tue braccia. Inspira, braccia parallele, di nuovo giù le scapole, apri bene il torace, torna cercando di non piegare mai i gomiti, apri le braccia, allargale verso i lati della stanza, espira, inclinati, ruota indietro le braccia, inspira, braccia parallele al pavimento, espira, allarga le braccia a 180 gradi, inspira, torna e arrotondati con la schiena verso terra. Vai a sdraiarti a pancia in giù e distenditi completamente con la fronte sul materassino. L'elastico è leggermente teso e lo tieni tra pollice e indice. Attivi il centro del corpo e quando inspiri solleva tutto il corpo nella posizione di Superman e di nuovo ruoti le braccia verso il bacino tirando l'elastico. Inspirando le braccia tornano oltre la testa e espira per scendere. Il corpo resta attivo, non si rilassa mai. Inspira, solleva. Espira, allarga leggermente l'elastico e portalo verso i glutei.
Inspira, braccia allineate alle orecchie. Espira, scendi. E di nuovo attivati, allungati dal centro. Mantieni i glutei attivi e un ombelico risucchiato per non avere male alla zona lombare. Il mento sempre leggermente indentro per non spezzare la linea del collo. Inspira su. Espira, braccia verso il bacino. Inspira, braccia oltre la testa con le scapole basse. Espira, scendi. Ora andiamo a fare swimming. Ci rimettiamo nella posizione a Superman e cominciamo ad abbassare braccio destro e gamba sinistra. E poi cambiamo incrocio. Espiro da un lato. Inspiro, scambio. Espira mantenendo l'elastico teso. Inspira. Immagina di essere in equilibrio su uno spillo che punta verso il tuo ombelico. Espira da un incrocio. Inspira l'altro. Mi raccomando, non piegare le ginocchia. E ritorna a terra. Mettiti nella posizione del bambino per qualche istante. Abbiamo concluso questi esercizi per le spalle, per la schiena e per un torace ben aperto. Io ti ringrazio per avermi seguita. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like qua sotto e iscriviti al canale. Inoltre, se ti piace questo completino, trovi il codice sconto per acquistarlo col 10% su newdynamic.it. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!